Amici, buongiorno e benvenuti nella mia morning routine. Questa è una versione un po' tranquilla, un po' serena. La prima cosa che faccio, come sempre, in tutte le mattine è dare da mangiare a Brici, gli do i suoi croccantini. Poi, in questo caso, mi vedete fare il cappuccino, fare colazione su. In genere io vado a fare colazione giù con il resto della famiglia. È molto raro che faccia colazione qui, però oggi dovevo fare le super pulizie e quindi me la sono presa con calma, mi sono alzata tardi. E mi vedete usare qui la Breakfast Station di Ariete, che amo tantissimo, che mi ha regalato mamma, con cui faccio appunto prima il caffè e poi schiumo il latte, lo faccio scaldare e schiumare. Mi sta piacendo tantissimo ultimamente fare il cappuccino, appunto quando capita che faccio colazione su per comodità. Mi piace moltissimo fare il cappuccino, quindi qui mi vedete preparare bene il tutto e poi versare latte e caffè. Prima il caffè e poi il latte, come bisognerebbe fare, perché ogni tanto faccio il contrario, nella mia enorme tazza di France. Quindi un cappuccino abbastanza impegnativo, insomma, però io la mattina ho sempre famissima, poi il caffè serve necessariamente. E mi vedete anche poi prendere un cornicino di questi qui di misura con il cioccolato dentro e sono molto molto buoni, leggeri, molto buoni, molto saporiti. E mi metto a fare colazione alla scrivania, a volte anche sulle poltroncine, sull'altro tavolino, dipende un po'. E quello che non cambia è che mi metto sempre un sottofondo di qualcosa, una puntata di una serie, un video su YouTube, insomma, e faccio la mia colazione con calma. Notare come sono elegante mentre cerco di non sporcarmi con la schiuma. Faccio colazione. Ho trovato poi un modo ingegnale per. Ingegnale, ingegnoso magari, per tenere la videocamera al cavalletto in bagno, così vi faccio vedere la mia skincare, che è sempre molto tranquilla. Mi lavo come prima cosa i denti, sciacquo il viso con un pochino d'acqua. In questo caso, siccome volevo fare una giornata appunto un po' rilassante, mi sono fatta una maschera. Questa è la Cara qualcosa di Cara Rescue, forse, non mi ricordo più, di Hello Body. Ok, ce la posso fare. La metto e mentre me la tengo in viso mi scelgo i vestiti. In questo caso mi volevo vestire abbastanza carina, insomma, non rimanere in tuta slash in pigiama tutto il giorno. E quando ho scelto i vestiti vado in bagno, risciacquo la maschera e faccio la mia skincare. I prodotti ve li ho fatti vedere tantissime volte. Quindi non mi ripeto più di tanto, uso sempre tonico, contorno occhi, siero e crema idratante. Molto semplice e tranquillo, comunque sono tutti step che faccio tutti i giorni, non la maschera, però tutto il resto sì, per avere la pelle sempre pulita e idratata. Quindi finisco la mia fantastica skincare nel mentre ovviamente ho la musica di sottofondo che voi non sentite per questioni di copyright. Mi vado a vestire, in realtà mi vedrete cambiare anche idea un paio di volte perché come sempre, insomma, essendo anche io donna, non sempre la prima scelta di outfit è quella che mi soddisfa di più. Infatti questo maglioncino non mi piaceva, ho deciso di mettere questa maglietta che ha queste maniche trasparenti con i puck di H&M. I jeans invece sono i mom jeans di OVS. Quindi un look veramente molto molto semplice. Vi faccio vedere poi il trucco che faccio quando voglio sistemarmi senza fare però cose esagerate. Faccio la base col fondotinta e il correttore che metto in verso tutto il viso per coprire occhiaie, imperfezioni e quant'altro. Faccio un pochino di soft baking con la cipria in modo che si fissi meglio il correttore. Poi metto il gel trasparente sulle sopracciglia, la cipria su tutto il viso. Poi vado a fare un po' di contouring e metto il blush per dare colore al viso e tridimensionalità. E poi semplicemente piego le ciglia e metto un po' di mascara. Fine, un trucco veramente molto semplice, giusto per vedermi un po' più sistemata, ma senza perderci le ore. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!